infatti oggi sono qua per condividere con voi le uscite più interessanti di maggio, quindi libri e fumetti che ci aspettano nel mese che verrà. Mese del mio compleanno, tra l'altro, quindi sono super emozionata, anche perché proprio il giorno del mio compleanno usciranno due fumetti di due fra i miei autori preferiti di sempre, quindi che sogno! Prima di cominciare, piccola premessa, chiaramente in questo video non potrò raccontarvi tutti i libri e fumetti in uscita questo mese, ho cercato di selezionare quelli più interessanti per me e tanto attesi anche da voi. Sul blog trovate però un articolo molto più completo che quindi vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Inoltre, tante case editrici non fanno sapere con, diciamo, anticipo le loro pubblicazioni, molte volte vengono un po' modificate in corso d'opera, quindi spesso si sa dell'uscita di un libro fumetto tipo il giorno stesso. Io ho cercato di fare tante ricerche, mi sono impegnata al massimo e questo è frutto del mio lavoro. Come al solito, se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche offrirmi una simbolica tazza di tè attraverso Ko-fi, trovate il link qua sotto in descrizione, così come trovate i miei codici sconto da affiliate, i miei link da affiliata ad Amazon attraverso cui potete acquistare quello che più volete e una percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie davvero di cuore. Partiamo subito carichissimi con un'uscita tanto tanto attesa di un autore amatissimo che ha vinto anche il premio Nobel per la letteratura, ovvero Kazuo Ishiguro, che torna in libreria l'11 di maggio con Clara e il sole, in uscita per Einaudi al prezzo di 19,50 €. Tra l'altro, per questo libro sono state pensate tre copertine diverse. Il soggetto principale è lo stesso, però ci sono tre sfumature diverse. La trovo bellissima come idea, anche perché rispecchia un po' il tema del libro. Come riportato sul sito della casa editrice, in questo nuovo romanzo l'autore toccherà nuovamente i temi affrontati in Non lasciarmi, per offrirci una nuova meditazione indimenticabile e struggente sul valore dell'amore e del sacrificio e sulla complessità del cuore umano. Andando avanti, sempre l'11 di maggio, non si tratta di una novità, ma di una, diciamo, nuova edizione economica e tascabile, ve la segnalo per questo motivo, Fiabe giapponesi, che uscirà sempre per Einaudi al prezzo di 16 €. In passato era uscita un'altra edizione che, se non sbaglio, costava circa il doppio, quindi ve lo segnalo per questo motivo. Come si intuisce dal titolo, è una raccolta di fiabe presentate da Maria Teresa Orsi. Sembra molto interessante perché sono raccolte storie di diverse zone del Giappone in modo da fornire un quadro piuttosto completo. Il 12 maggio, altro atteso ritorno, Una rosa sola di Muriel Barberi. Esce per edizioni EO al prezzo di 16,50 €. Rosa fa la botanica, ha 40 anni, vive a Parigi ed è tristissima. Ottimo inizio. O per meglio dire, è depressa. Continuiamo alla grande. Conosce i fiori, ma non li guarda. Le piacciono gli uomini, ma non per una sera. Niente riesce a smuoverla dalla cappa plumbea in cui trascorrono le sue giornate. La vita le sembra un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per forza d'inerzia che parte per Kyoto, per assistere all'apertura del testamento del padre. Di lui non sa niente, sa solo che è giapponese e che 40 anni prima ha avuto un'effimera relazione con la madre. Mi sembra molto interessante non solo per il richiamo al Giappone, l'ambientazione, ma proprio per le tematiche trattate e per il personaggio principale, che penso possa rappresentare una realtà ormai non più così tanto distante dalla nostra. Ma ora appuntatevi bene a questa data, perché è importantissima. Il 13 di maggio, il mio compleanno, esce un fumetto attesissimo di uno dei miei autori preferiti di sempre, Giacomo Bevilacqua. Troppo facile amarti in vacanze, in uscita per Bao Publishing al prezzo di 21 €. In questo fumetto l'autore racconta l'apocalisse che sta avvenendo, un fenomeno lento, silenzioso e inquietante. Più che un libro distopico, un libro sulla disillusione, raccontata attraverso il lungo viaggio a piedi da sud a nord di una ragazza e del suo cane, in un'Italia via via sempre più sommersa dall'acqua. Sincero, malinconico, simbolico e concreto, questo è anche un racconto amaro, in cui la speranza è poco più che un retrogusto e il futuro va costruito un giorno alla volta, perché non esistono certezze al di là del fatto che il sole sorgerà anche domani. Premesse bellissime. Ho veramente poco da dire al riguardo perché, come sapete, è uno dei miei autori preferiti. Scusate se sono un po' ripetitiva, ma sono veramente molto molto emozionata all'idea di leggere un altro suo fumetto. Sempre 13 maggio, altro mio autore preferito di sempre, Inio Asano.
Inio Asano, diario di un mangaka, in uscita per Panini a 15,90 €. Come può un mangaka esordiente evitare di fare brutte figure a una cena dall'editore? Inio Asano risponde a queste altre domande in un saggio diario romanzo per tutti gli appassionati di fumetto giapponese. Devo dire di essere più che altro interessata a leggere qualcosa di nuovo di quest'autore rispetto al fumetto in sé, per quanto io sia affascinata dal fumetto, da tutto ciò che lo riguarda e dal mestiere del fumettista, sicuramente attendo di più appunto di leggere qualcosa di nuovo dell'autore rispetto che alla sua esperienza da fumettista, ma sicuramente questo potrebbe far conoscere qualcosa di nuovo anche su Inio Asano come autore. Sempre il 13 maggio è in uscita anche Oryx e Crake di Margaret Atwood per Ponte alle Grazie. Il prezzo di copertina è di 18 €. Ciò che mi ha colpito di questa uscita è quanto viene riportato sul sito della casa editrice. Quello di Oryx e Crake è un mondo che potrebbe essere a pochi anni, a poche folle decisioni di distanza da quello in cui viviamo. Snowman vive su un albero vicino al mare, avvolto in un lenzuolo sporco. Non sa che ore sono, nessuno lo sa più dopo la pandemia. Cerca cibo e medicine nelle terre desolate e infestate da ibridi di animali. Fruga fra i resti e rimugina sulle scelte che hanno portato la terra al tracollo, in nome di una scienza onnipotente. Abbiamo poi un nuovo fumetto di Dado per Feltrinelli Comics, ovvero Gatto, il Kaiju e il Cavaliere. Esce sempre il 13 maggio e ha un prezzo di copertina di 16 €. Oltre a parlare, vabbè, di Gatto, e nello specifico di Godzilla, che non ha nulla a che vedere col mostro giapponese, però è il nome del gatto. Si tratta di una storia comica e commovente, su un'amicizia più forte di ogni avversità, capace di superare paure, ostacoli e gattaiole dimensionali. Sembra proprio un fumetto un po' per tutte le età, avventuroso, ma anche con una sorta di messaggio forte riguardante la quotidianità. Seguono due seguiti di storie che ammetto di non aver ancora letto, ma so che tanti di voi li hanno amati, quindi non potevo non citarvi il ritorno della saga dei Florio con L'inverno dei leoni di Stefania Auci, in uscita il 24 di maggio a 20 €, per Editrice Nord, e poi La Repubblica del Drago, seguito della guerra dei papaveri di R.F. Kuang, in uscita il 25 a un prezzo di 24 €. Chiaramente, per non fare spoiler, non posso raccontarvi la trama. Arriviamo ad un'altra uscita da me tanto attesa per Star Comics, ovvero Living Room Matsunaga-san di Keiko Iwashita, che uscirà il 26 di maggio con un prezzo di 5,50 €. Era uno dei titoli annunciati non troppo tempo fa da parte di Star Comics che più mi incuriosiva, nonostante secondo me la trama non particolarmente originale, ma è un titolo che sta andando molto forte, che sta piacendo tanto. Per motivi familiari Miko è costretta a trasferirsi nella share house gestita dallo zio. La ragazza si ritrova così a dover svolgere le faccende domestiche, una cosa a cui non era per niente abituata, e ad abitare con dei coinquilini un po' singolari. In particolare Matsunaga, il più grande del gruppo, le incute un po' di timore, ma con il passare dei giorni scoprirà che in realtà è un ragazzo molto premuroso. Le premesse dell'essere studenti, vivere assieme, mi ha ricordato un po' LDK, però appunto mi aspetto in questo caso una storia forse un po' più al passo con i tempi, un po' più contemporanea, ecco. Appuntatevi anche la prossima data, 27 di maggio, perché esce il nuovo fumetto di Giulio Macaione, Scirocco, in uscita per Bow Publishing al prezzo di 20 €. Mia studia danza, un padre affettuoso che non si concede di lasciarsi amare, una nonna straordinaria che la sprona a cercare la propria strada a ogni costo. Una notizia inattesa sconvolgerà l'esistenza di queste tre persone, costringendole a cambiare le loro vite in modi inaspettati. Giulio Macaione costruisce, alternando visivamente due bicromie, come a voler demarcare i due luoghi dell'anima di questa storia, un racconto allo stesso tempo intimo e corale,
doloroso e pieno di speranza. Una storia coraggiosa sul rapporto con la malattia e la libertà di scelta, anche a costo di ferire i propri cari, che dimostra una volta per tutte la caratura dell'autore e la sua capacità di cogliere aspetti talvolta ineffabili dell'animo umano e di raccontarli con poetica precisione. Di nuovo ci troviamo di fronte a una storia piuttosto quotidiana della realtà nostra di oggi, una storia che prevedo sarà molto emozionante e dall'area familiare. Dopo questo libro è gay, arriva anche questo libro è trans di Juno Dawson, in uscita il 27 maggio per Sonda Edizioni al prezzo di 16 euro. Questo libro descrive e approfondisce tutte le sfumature dell'universo trans, una panoramica completa che fa chiarezza e offre consigli spassionati su coming out, sesso, relazioni, sdrammatizzando le situazioni più difficili, la guida fondamentale per tutte le persone transgender e non binarie, ma anche per chi vuole conoscere e capire una questione sempre più attuale. Penso che sia un titolo da segnarsi proprio in rosso sull'agenda. Queste erano quindi le novità che io ho trovato più interessanti, che ci tenevo a condividere con voi. Vi ricordo che sul blog trovate una carrellata un po' più approfondita di titoli in uscita e mi raccomando fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa attendete tantissimo voi, soprattutto se magari non ho citato un titolo che voi state attendendo con trepidante attesa. Spero che il video possa esservi stato utile, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!